In corso la riconversione in Green Refinery. Qual è il suo punto di vista, ma soprattutto a che punto stanno i lavori? Ma secondo Eni i lavori stanno temporalmente in quel cronoprogramma che loro avevano previsto. Per la verità noi crediamo invece che ci sia un qualche ritardo che bisogna recuperare al più presto. Da un lato le autorizzazioni che sempre vengono prese quasi ad esempio di un ritardo che invece molto, secondo noi è anche più complessivo. Per cui stiamo attenzionando il cronoprogramma. Io alla fine di questo incontro passerò dalla prefettura di Caltanissetta perché dobbiamo fare il punto. Il punto sostanzialmente significa farlo su tre cose. Primo, gli investimenti di Eni a che punto sono e per quali interventi. Secondo, la call che è stata fatta rispetto all'azienda che devo trovare l'insediamento. Da una iniziale richiesta di una sola azienda sembra che oggi siamo arrivati a 10. Vogliamo capire se sono 10 concrete proposte. La terza questione, che credo che sia un po' più generale, è quella che riguarda i lavoratori, non certamente dell'Eni, perché come sapete nessun lavoratore dell'Eni è diciamo così in mobilità o in sofferenza dal punto di vista della cassa integrazione, ma c'è un indotto che soffre e che in questo senso deve trovare risposta. Noi come Regione abbiamo deciso di utilizzare quel 5% dei fondi complessivi legati alla cassa, di utilizzarli per le aree di crisi complesse che sono Gela e che è Termini Imerese. Per quanto riguarda poi il patto per il Sud, 140 milioni di euro saranno destinati alle due aree di crisi di Gela e di Termini Imerese, che non significa guardare all'Eni, significa invece al contrario guardare alla città, che ha dato un grande contributo investendo in esigenze che la città ha. Stiamo recuperando alcuni edifici, abbiamo intenzione di finanziare la realizzazione di alcune opere. Insomma, prestissimo noi dovremmo firmare il patto per il Sud la prossima settimana e dopodiché immediatamente partire. Quindi insomma Eni non può essere semplicemente il grande sogno e la trasformazione. Per tornare alla sua domanda, abbiamo come Regione Siciliana investito nei terreni dell'ESA la coltivazione del guaiule, che deve essere il prodotto, uno dei prodotti straordinari di Gela, nel senso che questa gomma biologica che deriverà dal guaiule sarà uno dei prodotti che diventeranno da una sorta di eccellenza ad una vera e concreta e concreto recupero di quello che è la nuova visione dell'Eni. Insomma, noi vogliamo lavoro che non debba coniugarsi mai più con l'inquinamento.